Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. Domani dobbiamo scendere in campo con l'spirito di che dobbiamo vincere la partita, non ce n'è un altro. Sappiamo che dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo fare una gara intelligente, però con l'spirito di che alle 21, quando comincia la partita, dobbiamo vincere il punto, basta. Sappiamo che dobbiamo migliorare, sappiamo che dobbiamo ancora crescere, non possiamo aspettare un mese o due mesi per imparare, quindi come ho detto già l'altra volta, dobbiamo imparare già da domani, dalla prossima partita. Adesso sono un terzino, ma ho giocato tante volte già terzo, anche in mezzo campo, però io mi diverto giocando da centrale di più delle altre posizioni. Sappiamo che dobbiamo fare un passo in avanti sulla nostra mentalità, su quello che facciamo durante tutta la partita. Ci confrontiamo non solo in questa partita, ma spesso, perché così è solo così si può diventare una squadra forte, solo così si può, secondo me, fare un passo in avanti. Le squadre portoghese riescono a mettere in difficoltà le squadre anche di altri paesi, perché sono veramente squadre di qualità, squadre che sono abituate a giocare la Champions League. Abbiamo recuperato Di Maria, non so se lo schiererò dall'inizio o meno, perché ha fatto solamente un allenamento con la squadra. Alessandro sul rigore di domenica ha avuto un problemino sull'adduttore, quindi valuteremo se sarà a disposizione per quella di domenica a Monza. Rabiot e Locatelli sono out. Stiamo bene, abbiamo e stiamo recuperando le energie per la partita di mercoledì, di domani sera. In questo momento, a seconda della partita, possiamo difendere, costruire a 3, a seconda della partita ci metteremo a 4. Bisogna trovare un equilibrio. L'equilibrio dove sta? Dove sta che quando non c'è il momento, come magari l'altra sera, non riesci a far gol, è un momento che non devi subire gol. Guardiamo la cosa positiva, che c'è questa voglia di fare che ci porta a strafare, ma nelle partite non bisogna strafare, bisogna solamente fare. Abbiamo un'esperienza in tanti giocatori, ma abbiamo anche dei giocatori che hanno poche partite in Champions, poche partite nel campionato italiano. Giocare alla Juve non è semplice, siamo sempre sotto pressione, siamo sempre con la voglia di vincere, con questa spinta all'esterno che ci fa, da un lato ci fa bene, però è normale che sotto questo aspetto bisogna migliorare tanto. Io credo che noi stiamo lavorando bene, è normale che vorremmo avere risultati diversi in campionato, ci mancano dei punti, quindi questo dispiace, però abbiamo tutto il tempo per recuperare. Ora domani invece bisogna pensare a una partita difficile e complicata, che non è decisiva ma molto importante.